Ciao amici, vediamo insieme come fare questa torta variegata al cacao. Ecco qua gli ingredienti, ho misurato tutto con il contenitore dello yogurt. Questo è lo yogurt bianco, il latte proprio dirò che serve. E quindi vi ho messo tutte le dosi in descrizione ed anche il peso, così se volete potete anche pesarli. Allora, metto 3 uova freschissime. Io le prendo da un amico in campagna. Ho già misurato lo zucchero e sono 2 vasetti di zucchero, non pienissimi. Eccolo qua, sono intorno ai 110 grammi di zucchero. Sbatto con lo sbattitore elettrico, ma se volete potete fare a mano con la frusta, fino a che le uova non diventano belle spumose. Ok, ora ci verso l'olio. Io ho messo olio di oliva, l'olio quello nostro, quello buono. Se volete potete anche mettere quello di semi, come volete. Questa è una scelta vostra. Il vasetto di yogurt bianco. E adesso faccio girare un pochino le fruste, dopodiché metto piano piano la farina. Aggiungo poi il lievito in polvere e continuo a mescolare. Bene, faccio girare un altro pochino e adesso divido l'impasto. Ho preparato un'altra ciotolina e verso metà dell'impasto, metà presso a poco, insomma, non è che dobbiamo pesarlo. Comunque, un po' meno della metà perché adesso ci metterò il cacao. Il cacao anche non l'ho pesato, ne metto un po' fino a che non diventa l'impasto un po' scuretto. Ne metto un altro pochino, mescolo comunque bene e aggiungo un goccino di latte perché mettendo il cacao l'impasto si secca un pochino, no? Quindi appena un goccino di latte, così rimane morbido. Faccio amalgamare per benino ed eccoci qua. Ho preparato un suolo imburrato e infarinato e adesso versiamo l'impasto a cucchiaiate. Metto una cucchiaiata di impasto bianco e poi sopra metterò quella scura. Questo metodo di mettere l'impasto l'ho visto su una ricetta di Fable de Sucre. Lo dico perché sennò poi dicono che ho copiato. Vabbè, però magari sicuramente l'avranno fatta altri. Però è molto simpatica. Non ho copiato le dosi, però le dosi, queste che ho fatto, ho messo le mie dosi della torta a 7 vasetti. Però ecco, facendo così, vedete, viene uno strato scuro, uno chiaro, e poi alla fine faremo un disegnino, vi faccio vedere. Ecco qua. Continuo a mettere i strati, poi farò questo, ma forse è meglio farlo alla fine. Adesso faccio una prova perché è una cosa che non ho mai fatto. Anche questa l'ho vista da un'amica, da una ricetta su internet. Metto un'altra cucchiaiata con il cacao.
Altrimenti potete fare la classica cosa, mettere i cucchiai a caso e è lo stesso, eh. Però facendo così la torta verrà tipo zebrata all'interno. Metto l'ultima parte bianca e poi con lo stecchino, forse potevo andare anche un pochino più precisa, eh. Sono andata un po' a caso con queste cucchiaiate. Poi ecco, vedete, vi potete sbizzarrire così e fare con lo stecchino anche dentro, andando un pochino a fondo, così anche l'interno viene così. Vedete, vengono questi disegnini. Molto, molto simpatico. Ok. Nel frattempo il forno l'ho acceso a 170. Poi lo abbasserò a 160 e andiamo a infornare. Ci vorrà all'incirca 20 minuti, 30 minuti, presso poco, dipende molto dal vostro forno. Ho tolto la cerniera ed eccola qua. Quando è fredda la stacco, la metto su un piatto di portata e poi ci metto un po' di zucchero al velo, anche dei disegnini con gli stampini, vedete? Ed eccola al taglio, morbida e profumata. Bene, amici, vi ringrazio della visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!